È il giorno dove ritorno è la parola chiave. In campo 166 giorni dopo l'ultima volta con il Brescia e nel campionato di primavera 1, ad oltre un anno di distanza, unico, logico palcoscenico per un gruppo rossonero rinnovato e voglioso di continuare a fare bene. Amici di Milan TV, un saluto da parte di Simone Nobilini e benvenuti dal centro sportivo a Seminello. Questa è Cagliari Milan Primavera. Attenzione alla progressione di Tonin sulla fascia destra, entra in area di rigore, bene, pallone dietro per Holzer che calcia alto, era tutto buono, il pallone era rimasto in campo nonostante qualche protesta della difesa rosso-blu. Eccolo lo spiovento in area di rigore, colpo di testa e la traversa clamorosa da parte di Holzer, altra palla gol per il Milan. Ha preso perfettamente il tempo alla difesa del Cagliari Holzer. Gran girata, crocio dei pali. Attenzione alla palla in profondità di prima, bella di Del Pupo, prova il sinistro Contini e trova pronto Jungal, poi sul pressing attaccanti rosso-blu. Qui prova a farsi vedere con il destro di Capone dopo la sponda di Holzer. Palla alta sopra la traversa. Altra buona occasione per il Milan su questo corner, soprattutto da Conti. Mancino in mezzo e palla che sbatte sulla traversa. Attenzione qui a Contini che prova ad entrare in area di rigore, se lo perde per un attimo Oddi. Destro a incrociare e Jungdal ci mette le mani per mettere il pallone in calcio d'angolo. Il bip. Assale Schirru, tocco per Del Pupo, largo per Contini che può provare il destro. Deviazione e palla alta sopra la traversa. Tonin, sempre molto molto basso, sempre molto pronto a venire all'esterno per favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Occhio il cross di Bosisio, dalla parte opposta c'è Di Gesù che trova il gol dell'1-0. All'improvviso passa il Milan Primavera con il gol di Enrico Di Gesù. Si è un attimo fermata la difesa del Cagliari per un possibile contatto falloso da parte di Di Gesù, che in realtà non è stato ravvisato dal direttore di gara. E allora il Milan Primavera passa al 49esimo minuto. Schirru ben pressato da Brambilla che recupera il pallone. Attenzione a Tonin, c'è Capone in area di rigore. Capone, Mancino, Cabras risponde presente. Intanto a Capone lo spunto dentro per Holzer. Holzer sinistro, largo di nulla, ha mancato il colpo del KO Giacomo Holzer. Mancino largo di niente in area di rigore, questo corner. Holzer con il colpo di testa in due tempi. Cabras è andato in anticipo su questa palla tagliata e arriva qui il triplice fischio del direttore di gara, il signor Moriconi di Roma. Il Milan torna nel campionato di Primavera 1 e lo fa nel migliore dei modi, espugnando a Seminello. Da parte di Simone Nobilini è tutto, un saluto e buon divertimento con le programmazioni di Milan TV.